L'essenza del fenomeno incertezza normativa oggettiva si può rilevare attraverso una serie di fatti indice che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore indicativo. A titolo di esempio, e quindi non esaustivamente, sono stati individuati, primo nella difficoltà di individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge, secondo nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica, terzo nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata, quarto nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà. Quinto, nella mancanza di una prassi amministrativa o nell'adozione di una prassi amministrativa contrastanti. Sesto, nella mancanza di precedenti giurisprudenziali. Settimo, nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione da parte dei giudici comuni di un intervento chiarificatore della Corte Costituzionale. Ottavo, nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale. Nono, nel contrasto tra opinioni dottrinali. Decimo, nell'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente.